Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. A Chieri, dalle piante da vendere agli agricoltori, nasce una rete d'impresa che crea lavoro e solidarietà. Ce ne parla Pierpaolo Rivello, docente di diritto internazionale all'Università Bicocca. Il cibo, salute, tradizione, cultura, ma anche e soprattutto lavoro. A Chieri, sulla collina torinese, dalle piante da vendere agli agricoltori, nasce una rete d'impresa che crea lavoro. Oggi riunisce molti altri settori e può diventare modello per i giovani imprenditori. Ci dice come Claudia Pregno. Non è un supermercato né un centro commerciale, è un garden, nasce dalle piante da vendere agli agricoltori tempo fa a Chieri nel Torinese e oggi riunisce molti altri settori. Contrattualmente non è un consorzio né una cooperativa o un'associazione, è una rete d'impresa, un accordo tra imprenditori che si aiutano l'un l'altro. Finalizzato ad incentivare l'innovazione mediante la collaborazione, mediante lo scambio di conoscenze, mediante lo scambio di prodotti e mediante lo svolgimento di attività in comune. Al contrario del modello di business individualistico, la rete d'impresa si basa sulla reciprocità, sulla volontà di costruire insieme. I singoli imprenditori vedono gli altri imprenditori non come dei loro concorrenti, ma invece come una squadra, come un gruppo comune. E il collante della rete d'impresa è la fiducia. Se non c'è fiducia non si può costituire rete d'impresa e ci devono essere dei valori sottostanti condivisi. Agile e snella questa forma di contratto permette a tutte le attività che a Chieri sono sotto lo stesso tetto di promuoversi l'un l'altra. Le varianti contrattuali dipendono dalle aziende che riunisce, ma è imprescindibile programmare e finalità definite. Mentre oggi noi tendiamo sempre a pensare ad un grande che assorbe il piccolo, quindi a una guerra costante tra società, tra gruppi, eccetera, invece la filosofia della rete d'impresa è completamente diversa. Come dicevo, l'altro imprenditore, l'altra impresa viene visto come uno strumento di sostegno, come una possibilità di crescere e non invece come un competitore che deve essere distrutto. L'Italia è tra le prime a dotarsi nel 2010 di una legge sulle reti d'impresa e in Piemonte gli imprenditori del centro chierese sono fra i pochi a comprendere che i vantaggi sono quelli delle grandi aziende, pur rimanendo piccoli, autonomi e indipendenti. In più possono condividere i lavoratori. Un esempio chiaro è la rete tra agricoltori. Possiamo avere diversi imprenditori che si occupano delle stesse produzioni, però vi possono essere dei cicli produttivi, dei momenti in cui magari un imprenditore ha un surplus di dipendenti e altri invece ne ha troppo pochi. Ebbene, grazie alla rete d'impresa, se io in questo momento ho più dipendenti, li posso scambiare, li posso dare all'altro, e quindi evito delle fasi di scarso lavoro e risolvo i momenti invece di sovrapproduzione. Quindi un'azienda piccola che in quel momento non può permettersi di assumere più persone prenderà, diciamo così, in prestito un lavoratore. Questo gli permetterà di aumentare la produzione, pertanto avrà più possibilità di crescere, perciò creare lavoro.